a Strepitos Silenzi la partecipazione straordinaria di Paolino Uccello solo per 3 serate. Secondo fine settimana con altre novità per Strepitos Silenzi, la notte dalle catacombe, le visite notturne teatralizzate nate per scoprire in maniera diversa le catacombe di San Giovanni a Siracusa. Tanti amici stanno accorrendo per festeggiare i 20 anni del percorso notturno ideato dalla società Kairos con l'ispettorato per le catacombe della Sicilia orientale, la custode delle catacombe di Siracusa e l'ufficio diocesano per la pastorale del turismo dell'arcidiocesi di Siracusa. Questa sera partecipazione straordinaria di Paolino Uccello, guida naturalistica, documentarista e presidente dell'Ecomuseo degli Ibrei, al quale è stato ritagliato un doppio spazio all'interno del percorso notturno nelle catacombe. In particolare sarà protagonista di un omaggio a Santa Lucia davanti all'epigrafe di Euschia, scoperta dall'archeologo Paolo Orsi nelle catacombe, probabilmente la prima attestazione del culto della martire Lucia. Una preghiera nell'anno luciano indetto dall'arcivescovo Monsignor Francesco Lomanto. Il secondo intervento sarà tra storia e leggenda, guardando alle eccellenze della nostra terra. La partecipazione sarà ripetuta soltanto nelle serate di domenica 18 e di sabato 31 agosto. Successo infine per la versione internazionale di Strepitus, realizzata da Kairos in collaborazione con l'Accademia d'Arte del Dramma Antico. Giovedì scorso il debutto di una versione ricca di lingue, italiano, inglese, francese, siciliano, greco e linguaggi. Prossimi appuntamenti con la versione internazionale il 22 e 29 agosto.